Tempo uguale denaro. Questa qui è una delle riflessioni che spesso vengono adoperate da chi ti propone sistemi per i guadagni, per aumentare il proprio capitale, che non va bene, ovvero fare il dipendente. Quindi tu mentre fai il dipendente usi le tue 8 ore al giorno per prendere quella quantità di denaro ogni ora specifica. Quindi giustamente ti viene consigliato di utilizzare dei sistemi diversi. Quindi, se prendiamo come riferimento il libro di Robert Kiyosaki, I quadranti del cash flow, questo qui è un libro che secondo me, allora, è interessante come lettura per darsi un'idea su questo aspetto, però diciamo che come dire, gli americani tendono a farla un po' sempliciotta per quanto mi riguarda, perlomeno nei libri come quelli. Però diciamo che l'idea di base ha senso, anche se secondo me va contestualizzata a seconda della persona e anche del contesto nazionale in cui si vive. Perché dico questo? Allora, io per esempio in questo momento faccio il dipendente, ma ho avuto anche la partita IVA, quindi ho visto un po' sia il mondo, diciamo, del lavorare per un'azienda che è quello di avere la propria attività. Qual è la differenza? E soprattutto adesso sto facendo anche l'investitore, però dico, qual è la differenza? Che io ad oggi guadagno dei soldi per lavorare presso il mio datore di lavoro, ovvero l'azienda per cui lavoro. Quindi so perfettamente quali sono i miei orari, quanto sarà la mia previsione di guadagno e in più c'ho anche il bonus delle trasferte. Questa però è una cosa che va oltre, che mi serve per giustificare il perché è meglio tenere sott'occhio questo aspetto dopo. Allora, giustamente nel libro fa riferimento che se tu fai il dipendente hai una sola entrata, che è quella del tuo stipendio, e hai tante uscite, perché paghi l'affitto, paghi la macchina, paghi le bollette e tutte quante ste menate qui. Comunque, diciamo, quello che ti serve per vivere. Bene. Cosa succede? Che se questa entrata a te viene a mancare, sei fottuto perché non hai più un'entrata, ma le tue uscite le potrai ridurre, ma comunque le avrai lo stesso perché le bollette, anche se tu non hai lo stipendio, quelle le devi pagare da mangiare, a meno che non campi d'aria o se non fan della Caritas, lo devi comprare. L'acqua calda, diciamo, c'è chi adesso c'è la moda di fare le docce fredde, però probabilmente ti potrebbe piacere e quindi il gas o comunque il boiler devi farlo andare. Di conseguenza, il fatto di fare il dipendente ha tutta una serie di vantaggi, ma anche una grossa serie di vincoli e di situazioni pericolose, ovvero una, cioè che se non ti arrivano quei soldi, tu sei messo molto male. Mentre invece l'autonomo che cos'è che fa? Come per il dipendente ha le sue ore, quindi viene pagato a ore, però potrebbe avere diversi clienti, quindi c'è quello che non ti paga, quello che ti fa iniziare il progetto poi non te lo fa terminare, quello che invece a spot lo vedi che è disperato, quindi gli puoi anche strappare qualche euro in più. Insomma, c'è una situazione più dinamica, più frizzantina se vogliamo, se hai un po' di giro, però hai sempre quel problema delle ore, nel senso che se tu un giorno non lavori, tu quel giorno non guadagni e oltretutto, a differenza del dipendente, sai, cioè il dipendente ha tutta una serie di vantaggi in più, ha delle agevolazioni fiscali, ha il fatto della tredicesima, la quattordicesima, le ferie pagate, quindi se la può prendere con molta più tranquillità. Di conseguenza, chi non è interessato ad aumentare i propri guadagni, col cacchio che fa l'autonomo, perché inizia ad arrivare ad approcciarsi alla situazione fiscale che abbiamo in Italia, dei contributi, dell'erario, eccetera, e spaventa, anche a ragion veduta. Secondo me esageratamente a ragion veduta, perché con la partita IVA io ho parlato col mio commercialista facendo due o tre prospetti di quanto potevo guadagnare, perché tanto voglio dire, non è una cosa fuori di testa. Dici, con 30.000 euro all'anno quanto pago? Con 40.000, con 50.000, con 100.000, cioè fai due o tre prospetti, in 3 minuti il tuo commercialista ti dice se guadagni tot pagherai nel complesso tot, se guadagni tot nel complesso tot, e tu dici ok, quindi se metto da parte questa quantità di denaro ogni volta che mi arriva una fattura, io sono a posto. Esattamente così. Infatti, l'autonomo, se dei soldi che prende una parte li mette su un altro conto corrente per pagare le tasse, lui non ha nessun problema, soprattutto se il lavoro che fa gli piace, quindi avrà l'autonomia, per modo di dire, di poter fare, gestirsi gli orari, i clienti, eccetera, con
quando prendi i soldi, una parte li mette da parte, una parte li mette da parte, l'altra parte se li tiene per le sue spese, per comprarsi la macchina nuova o quello che vuole, il cellulare, eccetera, che comunque andrà a scaricare perché tanto si fa così. Però ha sempre il problema che se non lavora non guadagna nulla. Cosa che invece il dipendente sta cosa non ce l'ha, perché se il dipendente sta male, comunque i soldi li prende lo stesso. Non prenderà gli straordinari, non prenderà alcune cose, però si può avere questa grande libertà di poter star male, cosa che invece l'autonomo no. Di controparte l'autonomo teoricamente dovrebbe guadagnare più del dipendente, altrimenti è un autonomo che ha fatto molto male i suoi calcoli. Però si passa dall'autonomo al livello imprenditore. Quindi l'imprenditore cosa vuol dire? Facciamo un autonomo che inizia a crescere. L'autonomo inizia a produrre, non lo so, qualcosa, oppure fa un servizio che sta andando molto bene, ha preso una via giusta dove la cifra che chiede è quella giusta. A un certo punto può anche pensare di prendere un dipendente o un altro collaboratore, che potrebbe essere anche un'altra partita IVA, e dire: ok, lì mando questa persona, così quel lavoro lo fa lui e non lo faccio io. Bene. Sicuramente di quel lavoro buona parte del valore verrà speso per pagare la persona, però tutti liberi delle ore, quindi puoi concederti di fare altro e in più ti aumenterà comunque il valore generale della tua impresa. Questa cosa, se tu riesci a replicarla in tutti i vari settori, quindi per il lato del marketing, per il lato del lavoro fisico, per il lato commerciale, con il rapporto con i fornitori e i clienti, quindi non tanto del marketing come pubblicità, insomma tutti questi aspetti qui, arrivi a un punto dove effettivamente se tu un giorno manchi, o un periodo diciamo sufficientemente, ragionevolmente lungo manchi, puoi comunque dire: vabbè, l'azienda va avanti lo stesso, io i soldi li guadagno lo stesso, e quindi già da lì la situazione inizia a cambiare. Poi dopo arriva il discorso invece dell'investitore, che lui dice: io metto i soldi lì ad investimento, io non faccio più niente, sto così come un morto, e lì i soldi dopo mi arrivano questa quantità di denaro in percentuale dopo una quantità prestabilita di tempo, che può essere mensilmente, annualmente, ogni 5 anni per i BTP, per dire, o 10 anni, 20 anni, quello che è. Bene, ok, quindi questo qui è un po' il resoconto di tutte quante le tipologie più o meno di investimento, o perlomeno di come i soldi entrano ed escono dalla persona. Qual è il discorso? Quando si parla del fatto che tu dedichi il tuo tempo per i soldi, è considerato come una cosa sbagliata, perché effettivamente se tu c'hai un'impresa dove c'hai 50 persone che lavorano per te, giustamente dici, tu guadagni molto di più. Infatti gli imprenditori, cioè che guardate gli uomini più ricchi del mondo, non è che ci sono i dipendenti o gli autonomi, ci sono degli imprenditori. Vabbè, Warren Buffett è un investitore, però in realtà lui c'ha un'azienda che fa gli investimenti, cioè la gente gli dà i soldi che dopo lui li investe e lui si trattiene una parte, quindi comunque è un imprenditore, non è un investitore secco. E quindi cosa succede? Che viene detto che se tu fai il dipendente sostanzialmente stai facendo una cagata. Però, a parer mio, diciamo che non è esattamente così, come se fosse possibile, nel senso che fare un'impresa che ti permette di guadagnare tanto quanto fare il dipendente con la stessa quantità di tempo libero non è facile per niente. Infatti, se voi provate a creare un'azienda, dici: vabbè, domani basta, apro la partita IVA e inizio a fare gli origami. No, io da domani inizio a fare gli origami, farò la mia mega impresa di origami. E da lì parte un po' il discorso. A parte il fatto di trovare la nicchia, di riuscire a entrare in un settore che paga bene, no? Cioè che pagano, c'è un volume d'affari, ecco, mettiamola così. Entrarci, farsi il nome, avere i clienti di continuo che in un anno ti fanno avere, tolte le tasse, la stessa quantità di soldi che tu prendevi come dipendente, non è facile per niente. Poi eventualmente riesci ad andare anche molto più in su, quello è vero, però insomma c'è questo spaccato che insomma.
Quindi io che cosa sto facendo in realtà? Quindi non è come dovreste fare, ma è come sto vedendo io un po' la situazione e come sto vedendo anche altri imprenditori come hanno fatto. Prendiamo come esempio Technogym o anche il classico Apple, insomma, è gente che è partita dal garage, quindi non è che si è inventata improvvisamente così imprenditore, ha aperto la partita IVA e ha fatto i volumi. No, quelli magari lo possono fare chi ha già i capitali dietro, chi ha già tutta una struttura di un certo tipo che si può permettere di aprire un'azienda e già che ingranata che può partire, o perlomeno avere un tempo di break even, insomma di quando inizia effettivamente a guadagnare, piuttosto corto. Lasciamo stare il caso Elon Musk, che lui sono 20 anni che c'ha sta Tesla, adesso faccio per dire che non ha mai guadagnato nulla, però continuano la gente a buttarci dentro i soldi, anche se adesso un po' sta cambiando, però cioè, è quello che voglio dire, non è che si fa così. Di solito quelli che hanno fatto dei grandi imperi imprenditoriali sono partiti dal basso ed è quello che io mi sento più che altro di consigliare. Cioè se tu hai un'idea imprenditoriale, no? Quindi hai un progetto, una cosa che ti può interessare, diciamo che secondo me ti conviene continuare a fare il dipendente. Cioè muoviti nelle dinamiche del lavoro dipendente, cerca tramite i permessi le cose eventualmente di usare quelli per dedicarti all'attività che tu vuoi sviluppare, no? In questo modo tu dici io lavoro 8 ore, magari cerchi di sgavagnarti gli straordinari, c'è un lavoro che ti dà degli orari improponibili per fare un'altra attività, intanto stai lavorando, dici ok, nei piccoli ritagli di tempo sviluppi intanto la tua piccola attività per vedere se può avere un seguito, nel frattempo magari cerchi un altro lavoro per dire che ti permette di avere degli orari migliori che ti permettono di fare la tua seconda attività almeno in parte per vedere, insomma, di muovere le prime richieste, vedere se ci può essere qualcuno interessato a comprare il tuo prodotto o il tuo servizio, no? E poi da lì dici ok, ho iniziato un po' a ingranare, posso pensare eventualmente di aprire la partita IVA, però già con l'idea di aumentare il mio la mia sfera di vendite del prodotto, del servizio, non per fare magari semplicemente l'artigiano, ma magari per fare la piccola impresa. Poi eventualmente diventerà più grande, però intanto l'idea di fare la piccola impresa. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che nei libri, come per l'appunto quello che vi ho fatto vedere qui, non vengono trattati, non vengono... Aspetta, si vede? Sì, così, ok. Non vengono trattati... O vengono trattati secondo me in maniera molto ma sì, ma tu fai l'imprenditore che vedrai che tutto va bene, ma non è così. È tutta gente che ha fatto, perlomeno di quelli che conosco, che hanno fatto i numeri o sono subentrati nell'azienda di famiglia, però con l'interesse di quello che faceva l'azienda di famiglia, quindi non il figlio cazzone che si sente ricco perché il papi si è fatto un buzzo di culo così e allora lui subentra e cerca di fare i numeri mentre invece manda a mengo tutto, ma il contrario, nel senso che ha la fortuna di avere una struttura già consolidata, si mette dentro con un discreto impegno, magari anche stravolgendo un po' la struttura aziendale, quello per carità, però con l'idea di fare un ampliamento del suo progetto. Quello è una cosa che si può fare, che deve essere fatta. Quindi non si può pensare di fare il cambio, ma sì, cambio vita e apro, cosa apro? Un bar. No, non devi aprire il bar, capito? Cioè il bar, tipo, dici, io proprio ho la passione, sono un barman della Madonna, mi piace tantissimo il discorso dei cocktail, o faccio delle varietà di caffè assurde, no? Quindi proprio la passione per il bar, perché il bar anche lì è una cosa seria, non è una cosa, sì, ti faccio il caffè che sa di acido bruciato, e allora dici, vabbè, però c'ho un bar. Cioè, non è quello. Puoi fare un bar che può avere un seguito, ci sono delle catene di bar o dei bar nelle città che fanno dei gran soldi perché hanno un nome e un'importanza, ok? Quindi non perché ti inventi di aprire un bar allora fare i soldi, prima interessati al discorso del bar, magari come dipendente ti vuoi permettere di fare dei corsi, fai dei corsi, vai a vedere com'è che funziona il discorso del bar da un livello più professionale che amatoriale. E da lì poi dopo puoi continuare a crescere fino magari a fare effettivamente il tuo piccolo impero, diciamo, di caffetteria. Però, come capite, quello che vi voglio dire è che il fatto di
tempo uguale soldi è brutto in parte, è brutto nel senso che effettivamente potete fare molto di più e molto meglio, però all'inizio è la base, per quanto mi riguarda, più importante che potete avere. Quindi ringraziate il fatto di avere un posto che vi permette di guadagnare sti soldi, che vi permette di perlomeno limitare i pensieri per arrivare a fine mese, perché con l'attività poi dopo non è così garantito, perché non avete una continuità delle entrate, quindi diventa tutto molto più difficile, ok? Perché si crea molto stress, dipende poi dopo come la gestite, però potreste essere stressati, demotivati, avviliti, potreste perdere fiducia in voi stessi, cioè non è semplice il fatto di avere la propria attività, perché dovete coinvolgere altre persone e dovete proporre il vostro prodotto, il vostro servizio con anche il concetto della critica, ovviamente negativa, sul vostro prodotto o servizio. Quindi, secondo me, il fatto di essere pagati a ore in un contesto come quello da dipendente è una gran manna per chi vuole iniziare una sua esperienza come autonomo o come imprenditore, perché può riuscire a far combaciare le due cose per un periodo di tempo, ovviamente non può essere lunghissimo, perché fare per 10 anni il dipendente e l'autonomo, insomma, oddio, si può anche riuscire se voi avete un prodotto che lo comprate e lo rivendete e voi sostanzialmente non ci perdete tempo se non quello della promozione, voi dite io ci dedico 4 ore al giorno dopo il lavoro, è vero, una faticaccia, però magari da 20.000 euro all'anno che prendete come dipendente arrivate magari a 50, 60, 70.000 euro così e lo dici chapeau, no? Perché fare 70.000 euro all'anno una persona sola così tra dipendente e autonomo eccetera, cioè non è proprio una cosa semplice. Ad ogni modo, anche il fatto di togliere il tempo da dipendente vuol dire che da 70 passate a 50.000 e lì sono scelte, vi va bene, non vi va bene, dovete fare un po' di quanti i vostri calcoli, però avere le due cose insieme non la vedo per niente come una sconfitta o come una cosa deplorevole, come tendono a farci vedere diciamo, chi si occupa di questo settore. Ovvio, alcuni imprenditori fanno dei gran numeri e ti dicono se tu fai il dipendente i gran numeri non li farei mai, però è chiaro che anche lì dipende molto da qual è la vostra visione per il futuro. Bene, detta questa piccola riflessione, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo al video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete i vari like e i vari commenti, o perlomeno voi che cosa ne pensate, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!